vivere e a conoscere le cose fuori dalla televisione. Io ci sono stata 40 anni e vi assicuro che quello che vi dicono i telegiornali in gran parte è mistificato. Sono venuta forse per dire questo qua. Mi sono stupita perché so che è un premio importante, dopo che dal 2016, per aver denunciato delle cose che riguardavano il sistema medico, dopo aver subito i danni da vaccino nella mia famiglia, dopo aver visto morire decine di persone di false cure chemioterapiche, sono stata epurata dalla RAI. Dovevo partire nel 2018, hanno detto che io non aderivo al codice etico della RAI. Questo codice etico non è un codice etico, il mio è un codice morale, e vorrei che metà delle persone che stanno in televisione oggi avessero un decimo della mia forza morale. Ho lasciato andare tutto, non me ne frega niente, ma io non mi sono mai venduta. Se sapevo che una cosa era falsa, non la dicevo. Perché non si vive una volta sola. E quelli che stanno mentendo al popolo, che stanno uccidendo bambini, anziani, con delle false terapie, con delle grandi illusioni. Ascoltate quello che dice Montagnier, che i vostri fischi hanno compassione, perché voi che fischiate, fischierete dove capirete la verità. Eleonora, e io cerco di darvi una mano, e l'ho sempre fatto, e lo farò costi quel che costi, dovunque andrò. Una, veramente una persona battagliera, però adesso sta tranquilla. No, aspetta, la spada non serve. Eleonora, vieni a sentire intanto che cosa ti dice l'assessore, se ti fa piacere sicuramente. Eleonora, più che altro ho paura che ti faccia male, Lia, vieni qua. Eleonora, vuole dirti qualcosina all'assessore, vieni qua. Allora, buonasera.